sì, ci risiamo, perché guarda, nel weekend temperature che tornano a salire, magari sabato ancora valori sopportabili, ma già domenica supereremo decisamente i 30 gradi all'ombra, quindi ancora una volta si torna a sudare e temo che settimana prossima sarà una settimana con valori nuovamente al di sopra della norma. Si soffre anche tanto per l'umidità, sempre a causa di questo anticiclone? Sì, bravo, l'umidità che poi è un classico della pianura padana, per carità, ma unita alle temperature alte delle ultime settimane ci fa soffrire. E anticiclone che è sempre quello nordafricano, che ormai negli ultimi anni è sempre più presente rispetto al passato, anche rispetto all'anticiclone dell'Azzurro, che invece sarebbe quello buono, no? Che porta bel tempo ma temperature accettabili. Invece questo anticiclone africano, sempre più presente, ripeto, porta temperature elevate. Da metà maggio era da un po', insomma, che non ci ricordavamo tanto caldo e queste temperature. Sì, in effetti è il solito discorso, anche preoccupante da un certo punto di vista, perché ormai ci ritroviamo sempre a parlare di temperature battute verso l'alto, sia che sia d'inverno con valori al di sopra della media, poca neve, poche precipitazioni, e soprattutto d'estate con valori altissimi. E adesso l'estate che parte decisamente prima di quanto dovrebbe, quest'anno davvero da metà maggio abbiamo già toccato e superato i 30 gradi, e questo non va bene, diciamocela tutta. È l'ennesima dimostrazione che le cose stanno cambiando, che questo riscaldamento globale c'è e si fa sentire, e come, purtroppo. Sai che sul web ci sono tante bufale, chi dice che l'estate è partita prima ma finirà prima, è una bufala? No, questo sicuramente, nel senso che avremo anche dei momenti come questi giorni in cui ci sarà qualche break, qualche passaggio temporalesco, ma addirittura le ultime proiezioni parlano di un'estate lunga e con temperature sopra la media, quindi sarà un'estate bollente, altro che un'estate che durerà poco. Finiamo, ecco, comunque con una bella notizia per chi andrà in vacanza, esatto, verso da metà agosto in poi. Grazie a Paolo Corazzon di Trebimeteo per essere stato con noi, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a te e buona giornata a tutti.